parola stessa è qualcosa di irrealizzabile. Io vivo in un contesto come appunto Fasano, che non è sicuramente il luogo che mi piace, dove mi piace stare, però mi va bene lo stesso perché comunque faccio le mie cose, quello che mi interessa fare cerco di farlo e ci vuole anche un po' tanto di cinismo, ci vuole un po' di disfattismo perché nelle aree rurali c'è molto da buttare giù e poco da lasciare intatto. Per questo la mia idea di un mondo utopico non mi viene proprio alla mente. Ho capito. Però, ecco, non ho mai voluto che si realizzasse. Ok, grazie. Adesso l'ultima Le domanda. cose belle, magari, essendo un piccolo paese, ci conosciamo tutti, la gente è buona, è brava, però parla molto, e questo è proprio, c'è molta invidia, e questo è uno dei difetti di questo paese. Le cose buone? Mondo perfetto, io penso che non si possa vedere una cartone animato. Dal mio punto di vista, la società utopica è più facile costruire una società utopica nelle aree rurali, perché ci sono dei prerequisiti che diciamo, mettono nelle condizioni in cui è più facile poter realizzare una società utopica. E il significato di utopia per me è totalmente positivo, difficilissimo, ma totalmente positivo, perché vuol dire principalmente essere attivi, essere totalmente attivi e creare, realizzare quello che sogni, quello in cui credi, quindi non lasciare che lo facciano gli altri. Benissimo. Senti, in parte già.